È senz'altro un grande onore poter ospitare, aver ospitato in Emilia-Romagna, in Forlì-Cesena, in modo particolare a San Mauro Pascoli, il convegno nazionale di CNA Federmoda. Un modo per tenere accesi i riflettori, per fare delle analisi, degli approfondimenti su quelli che sono i driver che devono condurci allo sviluppo, al mantenimento e alla centralità delle filiere produttive nella moda. Abbiamo parlato di formazione come una sfida in termini di attrattività dei giovani, quali rappresentano il nuovo capitale umano, rappresentano la nostra sfida più importante da un punto di vista delle competenze, ma anche nell'ottica della continuità di imprese, quindi del sostegno all'autoimprenditorialità. Abbiamo parlato di innovazione intesa come un processo di apertura, quindi di condivisione delle informazioni. L'open innovation nasce dalla volontà di aprire le nostre aziende, di contaminarsi con altre realtà, fra cui anche la capacità e la necessità di aprirsi alle start-up innovative anche di altri settori, perché l'innovazione nasce dalla contaminazione. Abbiamo parlato di trasparenza intesa come responsabilità sociale di impresa, come rispetto delle regole, come la precondizione per lo sviluppo del Made in Italy. La trasparenza è anche quell'elemento che ci deve condurre a narrare verso l'esterno e quindi al consumatore quelli che sono la tracciabilità e l'origine dei luoghi di produzione. Io credo che questi siano elementi che possano essere rappresentati come la cultura del fare e del saper fare, che insieme al Made in Italy rappresentano un ingaggio anche per quello che può essere un nuovo modello di sviluppo del turismo esperienziale. Chi acquista Made in Italy acquista un premium price del Made in Italy, che è dato proprio dalla bellezza dei luoghi, dalla tracciabilità e dalla riconoscibilità dei luoghi, che è saper fare, cultura e tradizione. La location che ospita questo convegno evoca già di fatto quello che sarà lo spirito di questo nostro ragionamento. Noi siamo in una terra di grandi produzioni, siamo una terra che ospita e ha ospitato grandi esperienze lavorative. All'interno di queste grandi esperienze lavorative, il mondo della piccola impresa vive da centinaia di anni e continua a produrre, nonostante le crisi che sono state grandissime, è riuscita a trasformarsi e diventare un punto di riferimento sempre dell'economia italiana. Ebbene, questo può avvenire perché dentro c'è la passione, c'è la capacità del fare, ci sono i concetti che oggi vengono espressi in questo convegno. Intanto uno, l'etica del lavoro. Sono parole che forse evocano qualcosa di vecchio e invece noi diciamo che devono evocare qualcosa che varrà sempre nel futuro. La capacità del fare, la capacità di un nostro sistema di continuare a essere presente nel paese per valorizzare tutto ciò che gli italiani, il Made in Italy, sa fare. Ed è molto e dobbiamo valorizzarlo al massimo. In questi due giorni abbiamo lavorato insieme una sessantina di imprenditori, di imprese del settore della moda qui in Romagna. Abbiamo fatto dei gruppi di lavoro il primo giorno, ci siamo occupati di internazionalizzazione, ci siamo occupati di innovazione, io in particolare mi sono occupato di innovazione. A proposito dell'innovazione ci siamo detti molte cose, ci siamo detti innanzitutto che il nostro settore è un settore importantissimo, un settore che ha più di 15.000 anni, perché l'uomo ha cominciato da subito a manipolare il proprio corpo, a scarificarlo, a decorarlo, a pitturarlo, a tatuarlo, e tutto quello che oggi noi facciamo sui tessuti prima l'abbiamo fatto sulla nostra pelle, sulla pelle del nostro corpo. Per questo motivo il prodotto della moda è un prodotto non solo antichissimo, è un prodotto che racchiude tutti i valori culturali di progetto, di processo che l'uomo sa manifestare sulla faccia della terra, e essere riconosciuti come italiani capaci di fare i prodotti migliori del mondo in questo settore ci dovrebbe dare un entusiasmo incredibile. Ci siamo detti anche che ci piace molto pensare che i nostri laboratori siano aperti, che le persone che saranno, potranno essere i nostri futuri clienti, vengano a vedere come facciamo il nostro lavoro. Ci sono dei canali televisivi che mostrano come si fa a fare le cose. Ecco, noi siamo dei veri laboratori viventi per apprendere cosa vuol dire fare un prodotto di alta qualità con le proprie mani, con i migliori materiali, con tanta perizia e cultura.